quale migliore inizio se non questa splendida musica con Andrea Pagani, che saluto, insieme a Tommaso Arnaldi, che è qui accanto a me, perché tutti e due sono protagonisti di uno spettacolo che inizierà da domani sera qui al Cantiere, a via Gustavo Modena, a 92, siamo a due passi da Piazza Sonnino, Trastevere, per questo viaggio sul filo, la storia di Filippo Eti. È uno spettacolo che tu hai già proposto l'anno scorso, Andrea, quindi lo riproponi oggi. Ha debuttato all'Auditorium alla Sala Petrassi. Perfetto, lo riproponi qui fino a domenica 28. Parliamo di questa figura epica, vorrei dire, di Filippo Eti, un grande funambolo, imprese pazzesche. Ecco, raccontami perché ti ha affascinato questa figura. Filippo Eti, intanto, diciamo, è noto per essere il funambolo delle Torri Gemelle, attraversò le torri nel 1974, fece questa impresa che è rimasta epica, famosa nel mondo, poi hanno fatto anche un film. Io ho scoperto per caso questo personaggio, più che per l'impresa. Per l'impresa, anche, però insomma, mi venne un brivido sulla schiena quando vidi questa cosa senza protezione, attraversò in maniera clandestina. Senza rete, diciamo. Senza rete, in maniera clandestina, così, insomma, non fu organizzato come ha fatto questa impresa, perché lui aveva il sogno di attraversare quello che era all'epoca il grattacielo più alto del mondo, e per lui era il palcoscenico mondiale per raggiungere, insomma, il massimo della sua. Però non è solo questo, non è solo un funambolo, un atleta, ha anche una sua filosofia motivazionale grandissima, che è quella che mi ha colpito di più. Infatti questo spettacolo, che è uno spettacolo abbastanza semplice, ci sono io col pianoforte, c'è Tommaso con la voce, vedremo, e delle proiezioni, più che effetti speciali, entra dentro la psicologia del protagonista, e quindi ci medesimiamo tutti quanti, ognuno ha i propri sogni, quindi nella voglia di realizzare il proprio sogno, la motivazione, la ricerca e tutto quanto. Comunque, nella semplicità dello spettacolo c'è questa figura straordinaria che emerge, no, Andrea? Sì. E in questo spettacolo ti aiuta Tommaso con la sua voce narrante, sì. E tu leggerai dei brani, quindi una sorta di recital praticamente questo spettacolo. E cosa ti ha colpito dell'idea di Andrea? Allora, io sono venuto a conoscere, insomma, questo spettacolo tramite l'attore che lo faceva precedentemente, che si chiama Lorenzo Richelmi, grandissimo attore, doppiatore, ha fatto praticamente di tutto. Noi siamo diventati grandi amici al Centro Sperimentale, abbiamo fatto diverse cose insieme, dopodiché lui mi ha passato praticamente... mi ha fatto conoscere innanzitutto il testo che aveva scritto Andrea. Il testo di Andrea è basato sui diari originali di Filippo Eti ed è narrato tutto in prima persona, quindi come se fosse un monologo, quindi aiuta ancora di più a entrare in questa bellissima atmosfera. Inoltre questa unione di varie arti, la videoproiezione, la musica, la recitazione, crea un microcosmo singolo, semplice, ma di un'eleganza infinita. E in più stiamo parlando di un uomo che ha bisogno, che ha creato il bisogno di nuovo di eroi moderni, in un momento dove i soldi non ci sono, non si può troppo arrivare in alto, si può però viaggiare e sognare, e lui ci insegna che soltanto i limiti sono soltanto nella mente di chi ha. Certo. Quindi è un messaggio anche a tutti quanti, per dire non smettere mai di sognare, Andrea. Esattamente, sì, è questo. Devono sognare tutti. Con piccoli o grandi progetti, comunque bisogna continuare a sognare. Sì, il bello è che poi si crea sempre un'atmosfera, la gente esce fuori dal teatro sollevata. Il bello è che è uno spettacolo positivo. Certo. Non è catartico, quasi, oserei dire. Sì. Perché poi alla fine Filippo, attraverso lo spettacolo, raccontiamo anche la paura di Filippo. Sì. E il superamento di questa paura, perché noi pensiamo sempre che chi è un professionista che fa queste cose assurde, tipo passare da un grattacielo a un altro, non abbia paura. In realtà lui era terrorizzato e lo descrive. Però la voglia di volare era più forte della paura di cadere. Ecco, tutto certo, vabbè, la paura è comunque un sintomo irrazionale, ma ci deve essere anche quella. Però lui è andato oltre e tu andrai oltre? Lui dice, il pericolo è reale, la paura è una scelta. Certo. Allora, questo connubio tra Andrea Pagani e Tommaso Arnaldi naturalmente sarà diretto da Andrea Anconetani, il regista, che sarà di supporto anche con delle immagini, mi dicevi, no? Sì, si occupa anche delle proiezioni. Delle proiezioni. E è coautore con me dello spettacolo. Allora,
Questo poi, tra l'altro, è il viaggio sul filo di Philippe Petit, è il tuo quarto album in realtà, no? Tu ne hai già fatti altri tre, ufficialmente. Ne ho fatti un po' di più, ne hai fatti un po' di più, però... sei. Diciamo che lo spettacolo viene da un disco, è nato come un disco. Sì, esatto, Petit Suite pour Philippe. Nel 2015. Sì, nel 2015, esatto. Dove sono tutti i brani miei, appunto è una suite dedicata ai vari momenti della vita e che poi è stata... resa spettacolo teatrale, insomma, con una recitazione. Io mi sono immedesimato in Philippe Petit e ho lavorato molto intensamente e diciamo che mi sono anche come se avessi camminato sul filo anche tu, a modo teoricamente, perché sì. In realtà poi parliamo di un filo che da un grattacielo all'altro, ma potremmo associarla alle corde del pianoforte. Esatto, sì, sì, sì. Infatti il brano che ho suonato all'inizio si chiama Il canto della corda. Lui dice che la corda ha un'anima e a seconda di come si cammina sopra reagisce o respira. Beh, una splendida figura questa, eh? Una splendida figura. Ma è un personaggio pazzesco, quindi nello spettacolo esce fuori un po' di tutto, insomma, le sue paure. Poi tu l'hai conosciuta, no? Io l'ho conosciuto realmente. L'ho conosciuto 4 anni fa, quando venne in Italia. Mi fecero questa soffiata, io ero in vacanza d'estate, ho preso la macchina, la corsa, sì. Beh, è una bella emozione. Ho avuto la fortuna di vedere le prove. Lui presentava un suo libro, si chiama Creatività, molto bello. E ho rubato delle cose, perché alle prove... lui è anche giocoliere, è varie cose. Addirittura anche all'inizio si esercitava come borseggiatore. Questo c'è uno spettacolo. Ah, fantastico. Su Boulevard Saint-Germain. Esatto, un personaggio pazzesco. Una specie di ladro di bellezza. Sì, anche perché quando rubava poi non si teneva niente, semplicemente restituiva. A lui piaceva l'arte del rubare come proprio delicatezza, esatto, il gesto. Era fantastico. Bellezza della musica, bellezza delle imprese, quindi uno spettacolo ad alta quota. Per l'anima e lo spirito. Sì, per tutto. Per tutto. Sì, sì. Allora, consigliato a tutti, perché non bisogna essere grandi vicini appassionati di musica jazz. No, non è necessario. O di storie, sì. È molto particolare, ma è piaciuto anche ai bambini. Bene, portateli. Assolutamente sì, io ringrazio Andrea, ringrazio Tommaso, ringrazio anche Andrea Anconetani. Cosa altro dire? Venite da domani, quindi 26, 27 ore 21 qui al cantiere, via Gustavo Modena 92, zona Trastevere, e domenica 28 alle 18:30. Un'ultima cosa, prego. Se volete prenotare i biglietti, ovviamente www.viaggiosulfilo.it. Bravo, mi raccomando, Tommaso, ne rimangono pochissimi, quindi sbrigatevi. Andiamo verso il sold out. Bravo, bravo, ottimo. Ho fatto il produttore. Allora, ragazzi, grazie a voi e buona musica. Grazie a te. Grazie.